Ciao Don Andrea, presentati ai lettori di Putignano nel Mondo. Allora, io sono Andrea di nome, Simone di cognome, ho 34 anni, sono gloriosamente di Putignano e sono stato a Putignano fino all'età di 15 anni, poi nel 92 sono partito per Roma, sono laureato in teologia e ho un dottorato in matrimonio e famiglie, sarebbe come per lo Stato italiano in antropologia. E attualmente mi trovo a Fabriano, nelle Marche, una bellissima cittadina, e sono parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta e sono il direttore dell'ufficio cultura diocesano, che tende a mettere in rete tutte le esperienze culturali dei 5 comuni della diocesi. E mi piace il putignanese, ogni tanto parlo un po' putignanese, cos'è? E niente. Cosa ti manca di Putignano? Mi piace ricordare l'esperienza con i miei nonni, vissuta nelle campagne estive. E quando posso, magari un paio di giorni faccio un salto, vengo a trovare la mia mamma, il mio papà, i miei fratelli, i miei nipoti e i miei amici soprattutto. Ecco, se c'è una cosa che mi manca, lo devo dire, sono le mie amicizie di sempre, perché bene o male i parenti li senti al telefono, gli amici non puoi sentirli tutti, no? E vengo sempre per le due feste patronali di Putignano, che sono Santo Stefano e il Carnevale. Cerco di portare anche, ogni anno organizzo un pullman e quindi veniamo, faccio un po' da promoter anche di questa festa, questa bella festa di Putignano, che è il Carnevale, che credo tutti dobbiamo sostenere. E dicevo, non mi faccio mancare nulla perché mamma mi porta le scorte di taralli, di friselle, eccetera, eccetera. Mi manca di Putignano anche un po' la vicinanza, le tradizioni, la cultura del posto, però credo che siano facilmente queste mancanze si possano colmare, perché grazie alla tecnologia e soprattutto a Putignano nel Mondo, che conosco da tanti anni, queste lontananze si possano accorciare. Dall'ultima volta che sei stato qui, hai notato differenze? Grandi differenze non ne ho trovate. Perché? Perché vedo che Putignano sempre di più ci tiene al suo aspetto sia culturale, sia, come dire, proprio della gestione quotidiana delle cose. È un paese particolare, un paese aperto anche a nuove forme di arte, di cultura. Ho apprezzato molto, quindi in positivo, l'apertura che c'è stata nel periodo di Carnevale del Palazzo del Balì e la disponibilità dei putignanesi ad accogliere tutta la gente che viene per questa grande occasione del Carnevale. Devo dire con rammarico però che ancora ci sono tanti passi in avanti da dover fare, perché credo che il turismo e la cultura che è legata anche al turismo e dunque alle tradizioni carnevalesche, eccetera, eccetera, sono un po' latitanti nel nostro paese. Cosa voglio dire? Che ci sono poche strutture capaci di ospitare un gran numero di gente, e quindi un augurio, quello che vorrei trovare la prossima volta quando ritorno, è questo desiderio di accogliere una possibilità concreta di accogliere più persone, più giovani, più desiderosi di venire a conoscere questo nostro gran bel paese. Se potessi portare con te una particolarità di Putignano, quale sarebbe? Allora, porterei con me sicuramente i luoghi che mi hanno visto crescere, e quindi fantasticamente porterei con me
la bellissima chiesa di Santa Maria la Greca. Se si potesse trasportare, la porterei con me a Fabriano. E una delle cose che invece già porto nel cuore è la cultura putignanese, che ho studiato, ho approfondito, conosco e vorrei far conoscere fuori da Putignano. Data la tua esperienza nel campo del volontariato, come missionario nel mondo, cosa potrebbe fare la tua Putignano per sostenerti? Io credo che Putignano faccia già molto per il volontariato. Sono in contatto con diversi amici che lavorano nel volontariato, nel mondo dei diversamente abili. So che ci sono diverse associazioni come quella che a Fricizia, che ho conosciuto questa mattina qui nella vostra sede, e altre come il Solco, che lavorano molto per l'Africa e per le persone che vivono forti disagi economici. Quindi Putignano fa molto. L'esperienza poi missionaria che io vivo in Uganda, grazie a un'associazione che si chiama Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, diciamo che ha avuto anche un piccolo aggancio qui a Putignano, perché per la tragica morte di mio cugino Nicola Simone, avvenuta quasi 2 anni fa, diciamo che i suoi amici si sono messi insieme, hanno creato degli eventi e questi eventi si sono trasformati in aiuti concreti economici e hanno sostenuto la costruzione di un pozzo in una scuola di Kampala. Ma non solo, ci sono delle aziende, per esempio, delle aziende tessili, di cui Putignano è piena, che hanno donato centinaia, direi chilometri di stoffe e sono state mandate attraverso dei container in Uganda e hanno realizzato un progetto con delle vecchie macchine da cucire. Adesso ci sono queste mamme che durante la settimana operano, costruiscono, elaborano questi modelli, questi vestiti per bambini grazie a queste stoffe e vengono offerti a questi bambini che sono poverissimi. Quali sono le tue attività come parroco nel tuo paese? Allora, Fabriano si trova nelle Marche, nel centro Italia, ed è un comune di circa 28-29 mila abitanti. Ha un assetto particolare perché è costruita, eretta in una vallata intorno a una bellissima catena montuosa. E poi ci sono più di 30-35 frazioni che sono agglomerati di famiglie che vanno da 20 famiglie anche a 800-900 persone, ed è proprio questa la conformazione del territorio. Cosa potrei fare io tra Putignano e Fabriano? Credo poco, perché non sono il ministro delle pari opportunità oppure del dialogo internazionale, però credo che ci potrebbero essere delle esperienze comuni da mettere insieme. Ho riflettuto tante volte su questa esperienza della carta, no? Putignano vive attraverso il riciclo di questa carta, la carta di giornale, altre carte, e crea questi giganti di carta pesta. E Fabriano è la città dove la carta si realizza. Considera che ci sono 3 grandi cartiere a Fabriano e una di queste, Konya, stampa la carta moneta. E certo, quella non si potrebbe utilizzare nei carri proprio per realizzarli così come sono, però credo che potrebbe crearsi un bel gemellaggio. Certo, non è una cosa che posso fare da solo, però grazie a Putignano nel mondo potrei impegnarmi a creare questo sodalizio, ecco. E poi concludo dicendo che siamo legati al mare Adriatico e grazie a questi progetti regionali, internazionali, nazionali, le Marche e la Puglia possono camminare tanto in questi progetti rivolti verso i paesi che sono al di là dell'Adriatico. Quindi anche questo potrebbe essere un bel modo di collaborazione. Una domanda doverosa: cosa ne pensi del nuovo Papa Francesco? Cosa penso del Papa Francesco? Allora, diciamo che
il mondo, io dico laico, ma per laico non intendo coloro che sono alieni dalla fede cristiana, intendo i laici, cioè coloro che non sono sacerdoti, non sono clericali. I laici hanno chiesto tanto alla Chiesa, in forma polemica, in forma, come dire, anche spinta, una nuova rivoluzione. Hanno chiesto la povertà, hanno chiesto l'allontanamento da alcune logiche, il prendersi al cuore altre logiche, hanno chiesto piccoli ma concreti segni, e credo che la Chiesa, i cardinali e lo Spirito Santo abbiano risposto al grido dei laici, grazie a Papa Francesco, che dal suo nome ha ricapitolato questo desiderio. La mia domanda è questa: i laici ora risponderanno al grido della Chiesa? Perché la Chiesa ha risposto al loro grido, e loro risponderanno al grido della Chiesa. E qual è il grido della Chiesa? Conversione, riavvicinamento alla fede, attenzione ai poveri, attenzione alle varie difficoltà e soprattutto la riscoperta autentica della propria vocazione e della propria fede. Papa Francesco credo che entra storicamente, inevitabilmente in questa spaccatura del mondo, e credo che come Francesco nel 1200 diventa il ponte, il pontefice tra la terra e il desiderio di una povertà che unisce a Dio, così anche Papa Francesco diventa ponte. Perché Antonello, quando la povertà diventa un valore, allora è per il bene della persona. Se la povertà diventa uno scudo, una difesa per non entrare in dialogo con gli altri, e non parlo di povertà economica chiaramente, allora credo che sì, ci siano delle separazioni. Ecco, Papa Francesco secondo me è colui che dà una mano a destra e a sinistra e cerca di ricongiungerle. E poi ci ha sconvolto tutti. Io ogni lunedì sono all'università a Roma per un progetto con una cattedra e sento parlare dei miei amici sacerdoti, i miei amici professori dell'università, e ha sconvolto tutti. Non ci aspettavamo questi gesti piccoli, concreti, credo che sia quello di cui avevamo bisogno. Ma la mia domanda rimane sempre: come i cristiani risponderanno adesso al grido della Chiesa, la quale ha risposto al loro grido? Spero la prossima volta di fare un'intervista di poter avere già una risposta. Saluta tutti i putignanesi nel mondo. Allora, io devo spezzare una lancia a questa associazione che ho conosciuto sin dagli inizi, non faccio nomi, quindi non parlo di Bernardo Notarangelo, e che con lui ho visto nascere. Ti ricordo, Antonello, che sono stato il primo, spero di non essere l'ultimo, l'unico, che ha creato a Roma l'incontro dei putignanesi a Roma, e grazie a un amico carissimo che adesso è un putignanese nel cielo, non più nel mondo, il mio amico, il tuo zio Angelo, cito, siamo riusciti a concretizzare questo evento e abbiamo fatto un bellissimo incontro, una bellissima cena, eravamo più di una sessantina di persone. E di lì abbiamo intessuto rapporti di amicizie che io tutt'oggi coltivo, senza dimenticarci che ho scoperto alcuni amici putignanesi che erano a Roma di cui non avevo traccia. Credo che per noi putignanesi che siamo fuori da Putignano, questa associazione che seguo tramite internet sia una boccata d'ossigeno. Quindi saluto tutti gli amici di Putignano nel mondo che sto coinvolgendo. Pensa, Antonello, questa mattina ho scoperto che a Fabriano ci sono 3 putignanesi, 2 donne e un uomo, che devo andare a scovare. Adesso ho avuto i numeri e devo scovare. E sappi ancora che uno degli intenti che ho è invitare i putignanesi nel mondo e Putignano a Fabriano. Vi invito tutti
anche te Antonello, il 25 maggio, nella festa parrocchiale della mia parrocchia che faccio, faccio Melano, che è il quartiere, la zona, la frazione dove sono parvo, Melano's Got Talent, e invito inevitabilmente i cari fratelli Lotumolo, amici di infanzia, a presenziare la giuria e a fare la loro. No, al di là di queste battute, credo che per noi che non stiamo a Putignano, ma immagino tanti amici che sono all'estero, questo sia uno strumento importante. E devo anche spezzare una lancia a vostro favore, l'ennesima. Ho notato che vi dissociate dallo sterile gossip quotidiano e che invece state facendo un bel servizio di comunicazione e di rete tra la gente. Credo che questa sia la cosa più bella che possiate fare. Quindi vi sostengo moralmente, non so se c'è bisogno di un sostegno economico, ma potremmo trovare anche quello, e vi chiedo di continuare a lavorare così tanto. Grazie, e grazie a te Antonello e a tutti gli amici di Putignano.